Amici di Weekend Dintorni, oggi si gira di corsa, siamo a Montesilvano al trofeo invernale di marcia, gara nazionale FIDAL. Sono 140 gli atleti che si sfideranno in questa giornata all'insegna dello sport. Insieme, come sempre, iniziamo a girare. Curro, curro, vaglio. Siamo con Attanasio Pallizzi, presidente del comitato organizzatore del trofeo invernale di marcia. Una grande soddisfazione avere questo evento a Montesilvano. Sì, senz'altro. È una grande occasione per Montesilvano ospitare questa manifestazione. Il trofeo invernale di marcia, gare riservate a ragazzi dai 12-13 anni fino alla categoria top, i senior. Ci saranno parecchi atleti in gara e questa manifestazione è valida come selezione di quelli che andranno a far parte della nazionale per la Coppa del Mondo di marcia. E quanti iscritti? Sono davvero tanti da fuori regione. Sì, abbiamo un totale di 141 iscritti, di cui ben 120 di fuori regione. Un trofeo intitolato peraltro a due atleti abruzzesi. Un memorial, mi commuovo, al ricordo di Renato Damario, che è stato il mio allenatore, e Gianfranco Matricardi, un atleta marciatore che marciava qualche decennio fa. Uno onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio. Questo è il primo evento, no, che si tiene qui a Montesilvano, speriamo in una replica. Sì, speriamo in una replica, speriamo in un campionato italiano, speriamo in una tappa della Coppa del Mondo di marcia in Italia, qui a Montesilvano. Sempre trofeo invernale di marcia qui a Montesilvano con la professoressa Balsorio, presidente regionale FIDAL. Professoressa, quali sono le categorie che partecipano oggi a questo evento sportivo? Allora, oggi abbiamo una bellissima gara nazionale di marcia dove vengono interessate tutte le categorie della nostra federazione. Partiamo dai cadetti, cadette che è la categoria più giovane, per arrivare allievi, sia maschili che femminili, junior, senior e addirittura anche i master. Numericamente, no? Suddividiamo un pochino per regione le presenze. Attualmente ci sono dei poli di frequenza che sono più importanti. Uno ce ne abbiamo in Sicilia e poi al nord viene svolta con maggiore assiduità. In Abruzzo abbiamo degli ottimi tecnici, anche degli elementi di interesse nazionale, addirittura hanno partecipato anche ai campionati giovanili mondiali, eccetera. C'è una cultura della marcia lunghissima, storica, con De Benedictis, eccetera, Visini, il maestro Cardinale, quindi abbiamo avuto sempre degli ottimi atleti e anche quindi nella nostra regione possiamo affermare senza dubbio che è una disciplina che ha un valore notevole. E oggi abbiamo il meglio degli atleti delle varie categorie italiane, sono quelli che rappresenteranno l'Italia nelle varie manifestazioni nazionali e internazionali. Mario De Benedictis, responsabile settore marcia FIDAL Abruzzo, nonché allenatore di calibro nazionale. Quali sono le presenze sportive qui a Montesilvano in questa giornata? Qualche nome. Intanto l'atleta Federico Tontodonati del Custorino, che sta vincendo la 30 km maschile assoluta, è campione italiano della 50 km. Ragazzo, un atleta molto giovane. Poi Anna Eleonora Giorgi, la ventista, sedicesima a Londra ai Giochi Olimpici, quindi un'olimpionica. Ma vorrei ricordare anche l'atleta di casa che veste i colori delle Fiamme Oro, Riccardo Macchia, la campionessa olimpica giovanile delle Olimpiadi giovanili di Singapore, Anna Clemente, Fiamme Gialle. Farei torto poi a tanti altri nomi. Oggi c'è ciccia sul fuoco. E
qual è l'importanza e di questa disciplina sportiva e dello sport in generale a qualsiasi età? Per il valore di un esempio positivo come stile di vita negli atti, nell'atto sportivo, ma anche poi tutta la giornata che si costruisce attorno. Questi sono ragazzi che studiano, lavorano, quindi non è che sono professionisti nel senso che fanno soltanto quello. Ecco, la marcia è il momento che esalta e nobilita la vita di non solo di un atleta ma di una persona. Termine lo speciale di Weekend Dintorni sul trofeo invernale di marcia di Montesilvano, ma siccome ogni punto di arrivo è sempre comunque un punto di partenza, non finisce qui. Weekend Dintorni ricomincia a girare.